Il sesto turno del massimo campionato di basket ha riproposto una Reyer Venezia ancora vincente e ancora in testa, seppur in coabitazione. Quello che ha favorevolmente colpito nell'ultimo turno sul parquet di Bologna è stata la determinazione sfoderata in un incontro che, vista l'orgogliosa reazione dei padroni di casa, poteva anche perdere. Ma questa squadra è tosta, ha grandi giocatori come Peric, Goss, Viggiano, oltre ad un ritrovato Stone, il migliore al Paladozza Felsineo, e può contare su un autentico gruppo che quel grande tecnico di nome Charlie, Carlo Recalcati, ha già saputo forgiare. Il commento del coach parte dai complimenti agli avversari. I nostri avversari, la Virtus, ha giocato una grande partita, credendo anche nei momenti più difficili nel piano partita che aveva preparato, ci ha aggredito, lo ha fatto molto bene, noi l'abbiamo sofferto e questa è una cosa sulla quale dobbiamo oltre che meditare, dobbiamo lavorarci, perché siamo una squadra esperta e quindi non è possibile che soffiamo troppo una pressione di questo tipo. Fermo restando il fatto che i complimenti alla Virtus rimangono, sotto questo aspetto siamo mancati abbastanza. Abbiamo rischiato di perdere una partita dove abbiamo avuto delle statistiche offensive fantastiche. Però, come succede nella pallacanestro, alla fine le partite te le giochi sulle, non dico, non sono piccole cose, ma su quegli aspetti del gioco che magari sottovaluti un po'.